Il consiglio normalmente premia le persone che rendono grandi la Lombardia, che ne sono esempio, che ne sono, ne rappresentano la cultura e l'identità, e credo che chi meglio di chi ha vissuto un dramma, era uno sportivo vincente, ha vissuto un dramma e dopo il dramma ha deciso di rimettersi in sella, ritornare a correre in un'altra veste e ritornare a vincere nel giro di pochi anni. Quindi è dedizione, passione, è anche un po' l'arte di arrangiarsi, e penso che rappresenti in pieno un esempio di che cosa sono i lombardi e della tenacia dei lombardi. Può essere anche un invito, un segno post pandemia in rilancio? Beh, sicuro, l'ho detto anche prima, la Lombardia è stata la regione e Bergamo la provincia più colpite, credo a livello europeo sicuramente, ma anche a livello mondiale. Ci ha messo in ginocchio, ma il carattere dei lombardi deve essere quello che Claudia rappresenta, cioè c'è stato un momento di difficoltà, ci siamo dovuti fermare, oggi dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire come sappiamo fare noi per far funzionare il nostro paese, per continuare a far grande il nostro territorio e per trainare anche il resto del paese. Per me è un'altra vittoria essere premiata qua dalla mia regione della Lombardia. Un ringraziamento speciale per i risultati che sono riuscita ad ottenere uscendo dall'ospedale, facendo paraciclismo, ma riuscendo a indossare sia la maglia tricolore che andando sul podio a Coppe del Mondo e facendo i primi mondiali della mia vita su strada quest'anno. È un ringraziamento speciale avere questo premio da voi. Sono contentissima e spero di continuare i miei successi come sono accaduti quest'anno. Lo dedico alla mia famiglia, che sin da quando ero in coma e dei mesi, anni successivi mi sono stati vicino, e devo dare un ringraziamento speciale a loro che mi hanno permesso di poter sia rigareggiare in bici sia riuscire a ottenere grandi successi per me. Spero che il ritiro della settimana prossima con la nazionale sia un passo in avanti per poter partecipare alle Olimpiadi di quest'anno. Spero di convincere Valentini, il CT della nazionale, a potermi portare alle Olimpiadi. Se non succederà quest'anno, spero di ottenere la convocazione a Parigi nel 2024. Si vedrà, ottenendo altri risultati come quest'anno, si vedrà come andrà la mia vita e la mia carriera.